L'eremo di Santa Caterina del Sasso è un gioiello architettonico unico nel suo genere e da secoli è un luogo fondamentale proprio per la storia del Lago Maggiore. Si racconta che nel XII secolo un ricco mercante locale, tale Alberto da Besozzo, scampò ad un terribile naufragio durante una traversata del lago. Per ringraziare il Signore del miracolo ricevuto, si ritirò a vita da eremita nel luogo che fu la sua salvezza, l'odierno eremo. Il primo nucleo di eremiti si riunì attorno ad Alberto e costruì una piccola cappella dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, oggi visibile all'interno della chiesa. La provincia di Varese ha curato i restauri e realizzato un ascensore cavato nella roccia, dando la possibilità a tutti di godere della bellezza di questo luogo. Ultimamente è stato inaugurato nella parte superiore, detta del Quicchio, un parco giochi per i bimbi e un sentiero per il trekking. Entrando nel complesso dell'eremo si ha la sensazione di lasciare alle spalle il mondo esterno. Dal porticato d'archi, anticamera del sito, si percepisce subito pace ed armonia. La sala capitolare accoglie i visitatori con antichi affreschi eseguiti fra il 1300 e il 1500 da pittori locali. Proseguendo nel piccolo cortile che divide il primo edificio dal successivo, chiamato conventino, è posto un antico torchio settecentesco, ricordo del lavoro dei contadini locali che coltivavano l'ulivo. Da questo edificio si passa al cortiletto antistante la chiesa. Importanti sono il campanile di origine romanica e soprattutto il pronao. L'edificio è riccamente decorato con affreschi e stucchi antichi. Domina, sopra l'altare maggiore, la pala seicentesca di Giovan Battista di Avocadis, rappresentante il matrimonio mistico tra Santa Caterina e Gesù Bambino, con testimoni San Nicola di Bari e il Beato Alberto da Besozzo. Adiacenti al presbiterio, nella cappella dedicata a San Nicola, sono visibili gli affreschi trecenteschi rappresentanti Cristo Pantocratore e gli evangelisti in forma tetramorfa. Sul fondo della chiesa è situata la cosiddetta Cappella dei Sassi, in cui, nel XVIII secolo, si verificò un avvenimento considerato miracoloso. 5 massi di pietra si staccarono dalla roccia sovrastante e rimasero incastrati nel tetto fino al 1910, quando, senza recare danni, si adagiarono sul pavimento. Da quel momento la chiesa fu chiamata Santa Caterina del Sasso Ballaro.